decima vittoria nelle ultime 11 partite interne per l'Umana, che supera 80-77 la Dolomiti Energia in gara 2 di semifinale scudetto, riscatta lo stop casalingo nel match inaugurale della serie e pareggia il conto del barrage, 1-1. Positivo l'approccio di Heinz e più 12 dopo 10 minuti per i padroni di casa, 25-13. I campioni d'Italia sono superiori al rimbalzo. L'Aquila sbatte contro la retroguardia veneta e scivola a meno 17. La Reyer perde nel giro di pochi minuti, Bramos per infortunio e coach De Raffaele espulso. Poi è la volta di Sutton a dover lasciare il parquet, antisportivo più fallo tecnico. Heinz 15 punti alla pausa e Day ne approfittano, 44-22 all'intervallo. Nella ripresa Trento strappa l'inerzia e con Gomes, Hogg e Gutierrez piazza un break di 28-11 in 10 minuti che vale il meno 5 al trentesimo, meno 3 al 33esimo grazie a Franke, ma 4 triple firmate Jenkins e Heinz riportano sul più 13 Venezia al 38esimo. L'Aquila non getta la spugna, meno 1 a 5 secondi dal termine. Cerella chiude i giochi, 48% dal campo e più 8 al rimbalzo per i lagunari, contro il 40% dei viaggianti, 26 con 9 su 10 al tiro in 25 minuti per Heinz, 11 per Jenkins, dall'altro lato 14 per Gutierrez, 13 in 14 minuti per Franke.